Signori, salve a tutti e bentornati su Ark Survival Ascended. Allora dunque, avevo tantissimi programmi per questo episodio, ma veramente tanti. Ma ho trovato un oggetto che mi ha fatto completamente cambiare i piani. E adesso ve lo faccio vedere subito. E voi direte, Nordic, sei il solito fortunato, fai schifo. Lo so, avete ragione, come darvi torto. In un drop rosso ho trovato questa sella per Shastasaurus. Sella che si può craftare solamente a livello 100 e solamente nel replicatore tech. Quindi, se non avete la fortuna di trovarla nei drop, dovete per forza di cose sconfiggere il boss di The Center, farvi il replicatore tech che costa un botto e poi poter craftare la suddetta sella. Io ho bypassato tutto ciò perché con la mia solita fortuna sfacciata, questa praticamente, l'ho trovata appunto in un drop rosso. Non aveva neanche l'anello, raga. Mi sembra che era proprio rosso normale, stava tipo dentro l'acqua. E ciò mi ha fatto propendere assolutamente per addomesticarmene uno. Così lo proviamo subito perché non vedevo l'ora di provare questa nuova creatura introdotta su The Center. L'enorme rettile marino definito praticamente su internet della stessa famiglia degli ittiosauri. Quindi praticamente è come se fosse un ittiosauro però gigante. L'abbiamo già visto qualche episodio fa perché tipo balzava fuori dall'acqua laggiù. E non è neanche così difficile la doma. Ma ci andiamo tra un momento, perché prima di iniziare vi faccio vedere il Gigantoraptor, che nello scorso episodio l'abbiamo praticamente rubato. Era un cuccioletto, calcolate che era alto tipo dove gli arriva adesso sto pezzo di gamba qua. Sta roba non credo sia chiamata ginocchio, però insomma, ok, raga, era alto così. Guardate adesso che è diventato enorme e bellissimo, perché il Gigantoraptor davvero l'hanno fatto meraviglioso. Allora signori, dunque, il Gigantoraptor necessiterebbe di un episodio a parte per parlarne, perché ha davvero tantissime abilità e caratteristiche. Io avevo fatto un episodio sull'isola quando era uscito, e quindi vi invito ad andare a vedere quel video se volete proprio tutti i dettagli specifici. Per adesso vi descriverò velocemente le sue abilità e vi aggiungerò un dettaglio che all'epoca non conoscevo bene, ok? Una cosa che ho capito col tempo. Allora, innanzitutto, attacco primario da una beccata. Vedete, col tasto sinistro del mouse c'ha 20 danno di base, quindi abbastanza debole come attacco. E con questo attacco lui raccoglie la carne, pelle, eccetera, dalle creature. Tasto destro, invece, dà questa zampata. Sta qua. Che fa molto più male. Ha un attacco base di 60, ok? Però è molto più lenta da fare rispetto alla beccata. Sicuramente per la difesa è meglio quello come attacco. Quell'attacco raccoglie invece bacche, in realtà anche legna e paglia dagli alberi. È una creatura molto veloce, come potete vedere. Vi spostate molto facilmente, anche in acqua in realtà è abbastanza veloce, Poi, per finire, sempre parlando di movimenti, può praticamente saltare, fa pure bei salti. E, quando in aria, se tenete premuto spazio, plana. Così. Ecco. Tenendo premuto spazio, praticamente come fa l'uccello del terrore. Questo gli permette di raggiungere grandi distanze, di esplorare col Gigantoraptor molto facilmente e non prende neanche danno da caduta quando planate, quindi potete fare dei salti enormi anche dalle montagne, ok? Tanto non piglia danni. Parlando di abilità, il Gigantoraptor è una specie di babysitter, quindi si prende cura dei cuccioli. Infatti la sua sella, come potete vedere, è molto particolare, c'ha due cestini ai lati e questo gli permette di trasportare contemporaneamente un massimo di due cuccioli. Se ci sono dei cuccioli nelle vicinanze, ecco, il Gigantoraptor può con il tasto CTRL acchiapparlo, vedete? E ve lo faccio vedere in modalità foto perché è molto più carina la cosa. Vedete, il cuccioletto si è messo qua nel cestino. Il Gigantoraptor può sfamarli con le cose che ha nell'inventario. Questo funziona solamente se noi lo stiamo cavalcando, ok? Dal momento in cui scendiamo, il cuccioletto si rimane nel cesto, ma non mangia da solo. Se vogliamo proprio una mangiatoia in grado di sfamare i cuccioli, tocca aspettare che reintroducano il mawing. Da qua sopra noi possiamo in teoria anche fare l'imprinting quando ce lo chiede. Se non sbaglio, tenendo premuto il tasto R, una cosa del genere. E possiamo rimuovere i cuccioli, ovviamente. Sempre anche dei tastini che c'ha qua nel menu. Rimuovi, cucciolo. Ok, e lo buttiamo di sotto. Altra cosa che può fare il Gigantoraptor, schiudere le uova. E questa è una cosa molto molto utile. Ok, ad esempio prendiamo quello dello spino. Basta metterle nel suo inventario, poi cliccare sull'uovo e vedete che in basso a sinistra esce, attacca l'uovo allo spazio di sinistra. Chiaramente c'ha due spazi, potete attaccarlo dove volete l'uovo. E sta iniziando l'incubazione. Infatti, come potete vedere, c'è scritto Egg Incubation 96 su 100. Mette l'uovo alla giusta temperatura e lo schiude. Quando sarà pronto, cioè sarà schiuso al 100%, rimarrà nella sella e decideremo noi se far uscire il cucciolo o no.
E adesso passiamo alle altre abilità al volo, perché, ok, Gigantoraptor serve a queste cose in base, ma in realtà una delle sue abilità più potenti è quella di poter prendere i cuccioli selvatici che ci sono sulla mappa e fargli ottenere i livelli bonus. Perché, questa è la cosa che volevo aggiungervi rispetto al video che feci sull'isola, non c'è modo di far ottenere ai cuccioli selvatici che rubiamo i livelli bonus, quei livelli che otteniamo ad esempio addomesticando le creature. Solo il Gigantoraptor ha questa funzionalità. Come funziona la cosa però è un po' complicatella, ma ve la spiego al volo proprio. Possiamo far ottenere livelli di bonus ai cuccioli selvatici in base a due fattori: all'efficacia di domatura con la quale abbiamo catturato il Gigantoraptor, e noi se non sbaglio era tipo vicino al 100%, e in base ai livelli di esperienza che abbiamo aggiunto al Gigantoraptor. I livelli di esperienza sono questi che io vado ad aggiungere adesso una volta addomesticato, e quindi questo Gigantoraptor adesso non gli abbiamo mai messo un livello, io ce ne ho 6, glieli metto tutti sul danno per esempio, e il Gigantoraptor c'ha 6 livelli aggiunti per un massimo di 88 livelli, perché vi ricordo che ogni creatura può essere livellata fino ad un massimo di 88 livelli. Più saranno quei livelli aggiunti al Gigantoraptor e più saranno i livelli aggiunti al cucciolo selvatico una volta che lo acchiappiamo. Per farvi un esempio proprio pratico, mettendo caso che il nostro Gigantoraptor l'abbiamo ottenuto col 100% di efficacia di domatura e che siamo riusciti a mettergli 88 livelli aggiuntivi di esperienza man mano che lo facciamo livellare, questo gli permetterà di ottenere cuccioli selvatici facendogli aggiungere il massimo di livelli bonus, che allo stato attuale su Ark sono praticamente la metà del livello della creatura. Un cucciolo di livello 150 prenderà 75 livelli aggiuntivi. Ok? Raga, non è facilissimo da capire, lo so, e non è che sono molto bravo a spiegarle queste cose, però se andate sulla wiki troverete tutto. Quindi andatevi a leggere la wiki del Gigantoraptor per capire bene come funziona quella cosa. Adesso facciamo subito una prova e sfruttiamo un'altra abilità del Gigantoraptor, cioè la chiamata ai cuccioli. Tasto C permette di individuare tutti i cuccioli nelle vicinanze per la durata di un minuto, se non sbaglio, e per un bel raggio d'azione. Allora, premiamo il tasto C. Vedete? Lui fa il grido. Oh, guardate tutti i ciucci che sono apparsi. Quelli sono tutti i cuccioli selvatici che ci sono in giro. Noi adesso ne corriamo a prendere uno. Dilophosauro livello 135. Perfetto. Questo mi piace. Allora, ecco il genitore. Ovviamente va ucciso il genitore, raga, perché possiamo prendere solo i cuccioli orfani, eh. Ripremiamo C per fare la chiamata, ok? Vedete che c'è un puntatore, no? Quella specie di crocetta. Con il tasto E facciamo imprint sul cucciolo, cioè lo prendiamo noi. Livello 135, vediamo quanti livelli bonus otteniamo. Ah, ok, va anche aggiunto alla sella, quindi control, ok. Allora, il cucciolo è di livello 139. Ok, quindi ha preso semplicemente 4 livelli. Perché, come vi dicevo, i livelli bonus che gli possiamo far prendere vanno in base a quanti livelli abbiamo aggiunto al nostro Gigantoraptor. Siccome io gli ho aggiunti tipo 5 o 6 prima, al massimo siamo riusciti a mettergli quelli. Ok? Quindi tradotto significa che io sto Gigantoraptor lo devo livellare un botto de volte. Se riesco addirittura al massimo a mettergli 88 livelli di esperienza, in modo tale che i cuccioli che va a prendere otterranno il massimo di livelli bonus. Vi ripeto ancora, sono la metà del loro livello, quindi che ne so, sto Dilophosauro era 135, avrebbe preso 67 livelli, più o meno, sì, 67 livelli bonus. Sarebbe arrivato praticamente a livello 202. Un'altra cosa che succede, ottenendo i cuccioli col Gigantoraptor, è che appare un minigiochino. Vedete quel teschio laggiù? Allora, noi possiamo andare a caccia con i cuccioli appena addomesticati. Vi indicherà una creatura randomica attorno a voi da uccidere. In questo caso ci ha indicato il Paghi. Famo secco. Ok, ucciso. E in basso a sinistra ci dice che adesso il cucciolo sta riposando. Finito di riposare ci richiederà un'altra creatura da uccidere. Tutto sto meccanismo o minigioco serve a fare una cosa, serve a creare un legame tra il cucciolo e il Gigantoraptor. Le creature legate al Gigantoraptor saranno molto più forti da adulte quando saranno in presenza del Gigantoraptor, ok? Con il quale hanno stretto questo legame. E stessa cosa, il Gigantoraptor otterrà dei bonus, che adesso è spuntato la seconda creatura. Vabbè, visto che ci siamo, raga, lo facciamo. Ok, raga, ammazza quanto ci è voluto. Ci manca un'altra creatura per completare tipo il legame. In base al cucciolo che stiamo addestrando noi al combattimento, per così dire, ci cerca delle creature di un certo livello. Infatti in basso a sinistra c'è scritto livello 79 più, quindi ci sta cercando creature almeno di livello 79. A volte non le trova e quindi non vi appaiono i teschietti. Basta andare in giro fino a quando vi appare una creatura adatta ad essere uccisa. Infatti questo listrosauro è livello 150, quindi ok. Allora, uccidiamolo. Come potete vedere c'è scritto Bonded più Imprinting. Sto Dilophosauro adesso
è legato al Gigantoraptor. E infatti c'è una specie di fumo giallo che esce, vedete? Che indica che nelle vicinanze c'è una creatura appunto legata al Gigantoraptor. Allora, sì, gli ha dato ulteriore 30% di imprinting. E anche se non è ancora adulto, come potete vedere sui suoi effetti, c'è scritto 10% di resistenza ai danni, ok? Perché è in presenza del Gigantoraptor. E il Gigantoraptor, tra gli effetti, ha Alloparental Pride, 4% in più di danni e 2% in più di esperienza. Per lo stesso motivo, cioè che è in presenza di una creatura con la quale ha stabilito un legame, ok? Altra cosa da aggiungere velocemente, come potete vedere in basso c'è tipo 4 su 25, quelli sono degli stack e si possono aumentare quando le creature con il legame fanno determinate azioni, tipo uccidono altre creature, salgono di livello, eccetera eccetera. Man mano che sale anche quello stack aumenta la potenza di questo bonus allo Parental Pride, quindi per il Gigantoraptor aumenterà il suo danno e l'esperienza accumulata. Per le creature cresciute col Gigantoraptor invece, semplicemente, oltre ad avere il 10% di resistenza ai danni, dopo un po' acquisiscono anche un ulteriore 5% di danni in più. E comunque raga, anche solo il 10% di resistenza potrebbe fare la differenza su un intero esercito, quindi... E sta cosa potete farla non solo sui cuccioli selvatici, cioè addestrarli e creare un legame potete farlo anche con i vostri cuccioli, cioè crescerli sempre col Gigantoraptor, portarli a caccia e fare quel minigioco. Potete creare, che ne so, un esercito di spinosauri, tutti legati ad un Gigantoraptor in particolare, portarvi quel Gigantoraptor in battaglia, che ne so, dal boss, in modo tale che fa acquisire a tutti gli spinosauri quello status, ok? È una meccanica un po' complessa, raga, e macchinosa, però può produrre bei risultati. Sicuramente c'è chi l'ha provata sta cosa, io no. Vi avevo detto che parlavo velocemente del Gigantoraptor, alla fine ci sono stato un'ora, perdonatemi, ma e c'erano tante cose da dire. In realtà non ho parlato anche del fatto che c'ha ste piume che possiamo staccargli. Ogni 2 ore possiamo staccargli queste piume che servono a far sì che il genitore di una creatura abbia più chance di trasmettergli la statistica alta in base alla piuma. Questa è una piuma con scritto, vedete, danno 66%. Vuol dire che il genitore avrà il 66% di trasmettere il danno alto al suo cucciolo. Questa è un'ulteriore cosa che si può utilizzare nel breeding, che aiuta a ottenere i cuccioli con le statistiche che vogliamo. Ricordatevi che il Gigantoraptor può raccogliere da terra soltanto cuccioli del suo stesso livello o inferiori. Questo significa che non vi conviene catturare Gigantoraptor troppo bassi di livello, perché altrimenti avete più difficoltà a raccogliere cuccioli, a meno che proprio non lo livellate un botto, ma insomma molto meglio, più facile prenderne uno di livello bello alto già dall'inizio. Basta parlare del Gigantoraptor, ok, promesso. Sto Dilophosaurus intanto ormai ce lo siamo cresciuto, imprintato, quindi vabbè, questo ormai rimarrà nella squadra, anche perché comunque c'hai dei colori bellissimi, quindi ci sta. Ah, vi mostro anche il secondo Ceratosauro che ho catturato. Ci siamo presi la femmina nello scorso episodio. Ho catturato per conto mio il maschietto di livello alto. L'ho trovato sempre quasi bianco tipo la femmina, però in compenso questo c'ha le spine rosse. Guardate che belle, raga. Come statistiche sono più basse della femmina, quindi adesso quello che farò è farli accoppiare, ottenere dei cuccioletti con le statistiche di questa, ma cercherò di ottenere le spine del maschio perché sono belle. E così ci abbiamo anche ceratosauri da portarci in battaglia. Ci mancano solo da allevare i Deinosuchus. Ma adesso raga, dopo avervelo promesso dall'inizio dell'episodio, è arrivato il momento di andarci a prendere lo Shastasauro. Doma dello Shastasauro molto molto semplice in realtà, a meno che non succedano brutte faccende. Bisogna fondamentalmente portarsi il nostro bellissimo falcetto, le crocchette che servono allo Shastasauro, quindi queste, e ci prendiamo qualche cosa per nuotare, perché bisogna essere abbastanza veloci. Per fortuna avevo trovato ste pinne, raga. Io ancora non sono del livello necessario per fare la tuta da sub, ma per fortuna ho trovato le pinne. E ci prendiamo la zuppa di Lazzaro, che ci aiuterà a rimanere più tempo sott'acqua. Perfetto, raga. Allora, come equipaggiamento ci abbiamo tutto. Mo andiamo, ci abbiamo anche il Pyromini che ci dà un po' di protezione termica. Da quello che ho letto è necessario proprio l'ittiosauro, Cioè, non possiamo utilizzare altre creature, altrimenti la doma non parte. Se abbiamo ulteriori ittiosauri, aumenta il tempo che abbiamo a disposizione per rimuovere le sanguisughe dal corpo dello Shastasauro. Perché la doma funziona così. Una volta che ci avviciniamo a lui, dovremo rimuovere le sanguisughe col falcetto e sfamarlo con le crocchette e ripetere il ciclo. Ci abbiamo 30 secondi, se non sbaglio, da quando scatta il gioco. Speriamo anche di ritrovarlo, lo Shastasauro, perché è passato un bel po' da quando l'avevo avvistato, quindi potrebbe essersi allontanato. Eccolo, raga. 100, sì, era questo. Un maschietto. Allora, in teoria dovrebbe partire il minigioco. Vediamo un po', siamo vicino. Ah, tra l'altro, raga, beviamoci zuppa e mettiamoci le pinne. No, la zuppa devo stare in superficie, eh? Date un attimo.
Mi sono mangiato una crocchetta, perfetto. Oddio. Oddio, siamo incastrati, ma è scattato il minigioco. Ok. Allora, prima sanguisuga. Porca. Ok, levata. Due qua sulla coda. Vedete il tempo come scorre? Cioè, l'indicatore ci dice quanto tempo ci abbiamo a disposizione. Ok. Perfetto, sanguisughe eliminate. Può essere nutrito. Adesso ci mettiamo le crocchette nell'ultimo slot. E se non sbaglio dobbiamo avvicinarci qua. Dov'è il musetto? È musetto per così dire. Ecco qua. Sfama con la crocchetta. Porca miseria, raga. Oh mio Dio. Ok. Allora, riprendiamo l'ittiosauro. 6%. Ma non ce la farò mai con queste crocchette, allora. Facciamolo un'altra volta. Dopodiché... tocca andare in casa e farci le altre. No, 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 no. Venga, venga lei. Dov'è la sanguisuga, raga? Eccola. Ok. Via, 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 via. Ci hanno attaccato le mante. Meno male ci abbiamo le pinne, siamo un po' più veloci. Ok, crocchetta, perfetto. Venga, venga, fuga. Fuga, amico mio. Via, 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 via. Allora, raga, 13% di timing, ma non ci bastano le crocchette, quindi devo tornare in base al più presto. Tra l'altro mi stavano anche per seccare l'ittiosauro. Quindi facciamo così. Tu rimani qua, almeno te guarisci. Ok. Levamosi le pinne. Ok, pensavo fosse troppo facile, effettivamente, eh. Vai a vedere il video, raga, gli danno una crocchetta. Poi lo fai tu col timing 3x e te ne servono 500. Allora, e le crocchette sono abbastanza sicuro che siano buone perché sono le migliori che ci sono su Ark, quindi. Servono uova di Yuti, fibra, miele. Ok, dovremmo avere un po' di tutto. Miele ce n'ho ancora, sì. Fibra, miglior bacche. Tu c'avevi altre uova di Yuti? Bravo, bambino, 10. Acqua ce n'abbiamo una, dopo gliela mettiamo. Serve anche zuppa di Lazzaro. Mettiamogli l'autocrafting sulle crocchette. Ok, miele. Accendiamo. Perfetto, è partita la crocchetta. Riempiamo l'acqua. Beh, ragazzi, è diventato velocissimo. 3 di miele. Ottimo. Tu, meglio che ti prendi un po' di carne. Così. Meno te guarisci. Vai. Poi, rimettiamoci le pinne. Ok, cerco di dargli un'altra roba qua, raga, perché sennò è un problema. Dobbiamo attirarlo in superficie, se non sbaglio. C'è anche un Lizictis là sotto. Ok, vabbè, non fa niente. Perfetto, ok. Perfetto. Ok. Ottimo. Cioè, devo fare avanti e indietro, raga, fra la cottura delle crocchette e il timing. Che c'ho pure che mi si abbassa. Allora, altre 3 crocchette. Cambiamo l'acqua. Perfetto. Aggiungiamo altre zuppe di Lazzaro. Ritorniamo da questo. Sto impazzì, raga. 1, 2 e terza sanguisuga. Voilà. Pappa di sta crocchetta. Ottimo, 27. Ok, raga, allora 19 crocchette, io penso che a sto punto per finire la doma siano più che sufficienti. Anche perché sta già al 33%. Quindi ripappiamoci la zuppa di Lazzaro. Rimettiamoci queste. E adesso rimaniamo nei pressi dello Shastasauro. Ecco, si è pure mezzo incagliato qua, quindi almeno sta lontano dai predatori. Allora, vai. Tanto io lo so che adesso ho detto lontano dai predatori, Ark si preparerà a mandarmi le peggio bestie. Ok, 40%. Oh, ma sta nuotando al contrario, l'ittiosauro? Oh, ho visto male. Perfetto. Ok. Signori, ultime sanguisughe, sono emozionato. Vai. Piede sta crocchetta. Preso, raga, lo Shastasaurus. No, vabbè, raga, sono emozionato. Giustamente dossier, perché è una creatura nuova.
Giusto, giusto. Shastasaurus carmentellum. Lo chiamiamo Carmen, quindi. Tardo triassico, carnivoro, temperamento curioso. Vediamo se riusciamo un attimino a portarcelo vicino alla base. Non dico tanto, eh. Oddio mio, raga, è enorme sto coso. Ok, fermati qua, tanto di più non ti puoi avvicinare. Posiamo questo perché adesso lo inselliamo subito. E dunque, equipaggia sella, perfetto, vai. Ok, vediamo un po' da lontano. Ok, giustamente, siccome avevo visto, allora, sul corpo c'è tutta la struttura che è stile equipaggiamento tech, vedete, no? Mentre in basso adesso si è compenetrato con le rocce, ma c'è un enorme sottomarino. Allora, aspettate. Tocca un attimo spostarlo. Giro un attimino. Ok, allora ci butta subito direttamente dentro. No, vabbè, raga. Ma che spettacolo è? Un maledettissimo sottomarino. Trainato da un enorme ittiosauro, praticamente. Ci sono tutte ste pareti che ci permettono di vedere di fuori. Molto, molto figo. Tante luci, chiaramente tutto il pavimento in tech. Scalette per salire nella plancia da dove possiamo tecnicamente comandarlo, no? Così, ok. Dietro c'è una porta tech. Possiamo, perfetto, proprio uscire, entrare. Possiamo chiudere la porta, mettere l'autoclose nel caso. E qui, in realtà, noi possiamo proprio piazzarci roba. Quindi strutture, come se fosse una mini base. Liberare anche le creature. Proviamo a liberare Pyromain. Beh, sì, raga, certo. Lasciare le nostre creature qua dentro. Ma io sono basito, raga. È impossibile sta cosa. Giustamente il Pyromain esce. Oddio, guardate che spettacolo. Può uscire e entrare a piacimento. Oddio, sembra brutta detta così. Oh, questo per quanto riguarda qui, che poi con calma useremo. Ci costruiremo roba, anche se comunque già solo così per viaggiare è uno spettacolo. Mentre, come abilità proprie, ciao, allora, vediamo un po'. A destra ci dice una marea di cose. Left control più tasto destro. Ah, ok, sì, 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 possiamo cambiare. Guardate le cose che c'ha. Sonar, flashbang, pulse, torpedo, addirittura. Periscopio. Allora, attiva abilità, tasto destro. Cioè, raga, ma spettacolo. Abbiamo un periscopio. Ok, togliamo momentaneamente i comandi. Perfetto, così non ci disturbano la visuale. Avevo visto qualcosa, sì, praticamente il periscopio di questa creatura è un gigantesco binocolo che fa uno zoom allucinante, raga, ma state vedendo fino a dove arriva? Funziona come il binocolo tech, cioè ci dice proprio a destra i livelli che hanno le creature, le mutazioni, i livelli aggiunti da noi, sia sulle nostre creature che in teoria sulle altre. Perfetto. E la visuale è deformata, ma è l'effetto periscopio, raga, è bellissimo, a me piace. Scegliamo altre abilità. Torpedo, vabbè, dovremmo avere tipo dei missili, penso che li lancia tipo se fosse proprio sottomarino da guerra, però non ce li abbiamo, quindi magari poi quelli me li fabbrico, li proviamo. Vediamo un po' sonar. Attiviamolo. Indica tutte le creature che ci sono nelle vicinanze. Utile, anche se non ti dice poi effettivamente che creature sono, però potrebbe essere una cosa utile da fare, sì. Cioè, riusciamo a capire se c'è roba vicino a noi. Ah, ma c'è anche i faretti davanti, vedete? Ecco perché illuminiamo bene la roba. No, vabbè, raga. È utilissimo anche per esplorare i fondali, giustamente perché fa luce. Ah, aspettate, ci attaccano. Ok, tasto sinistro, proviamo un attacco. Codata. Tasto destro, morso. Ok, sì, morde effettivamente, ma ha difficoltà a raggiungere le creature. Se guardiamo indietro dalla codata, vedete? Mentre se guardiamo avanti, dà il morso. Ok? Proviamo sto flashbang, va. Allora, vai, tasto destro. Ok. Mi sa che abbiamo stunnato il plesiosauro. Sì, l'avevamo stunnato per qualche secondo. Quindi quello stunna. Dammogli una godata se ci riusciamo. Beccate questo. Ok, non fa tantissimi danni. C'ha poco danno, da mischia. Rifacciamo il flash. Ok, stunnati. E ci allontaniamo. Beh, vabbè, almeno quello è un meccanismo di difesa utile, perché stunniamo le creature e ci permette di fuggire. Ah, c'è anche Pulse, in realtà, eh. Come mossa.
Mo la proviamo. La proviamo con il Dunkleosteo. Vai. Urca miseria, raga. Non ho ben capito che cosa ha fatto. Credo un'enorme bolla d'aria. Ma non vedo più nessuno nelle vicinanze. Penso che li abbia tipo spazzati via. Altra tecnica di difesa, quindi. Ok. Come attacchi non è proprio potente. Però mi piace il fatto che sia molto più visibile l'ambiente marino, quando siamo con lo Shastasauro. Devo riprovarlo sto pulse, raga. Tasto destro. Oh mio Dio, sì, li spariamo proprio lontani. Bellissimo. La vedo come una creatura molto bella per esplorare, ma secondo me necessita di una scorta, insomma, perché è abbastanza lenta a colpire, quindi non è facile difendersi, a meno che forse non la livelliamo parecchio in attacco. C'ha comunque tipo 20.000 di salute di base, ed era un livello 100 questo, quindi dobbiamo ancora provare i torpedo, che sono appunto i missili, però quelli credo siano anche abbastanza costosi, quindi non è che si può buttare così facilmente. Allora, periscopio funziona benissimo anche sott'acqua, giustamente. Ah, è alfa quel mosasauro? 79.000 punti vita, raga. Ed è un livello 25. Quindi siamo molto attenti perché quello penso ci faccia molto male. E in tutto ciò la sella... No, raga. Oh mio Dio. La sella. Raga, la sella è distrutta. Durabilità 0 su 245. Ha finito la durabilità senza esplodere. E non possiamo ripararla, purtroppo. Perché possiamo ripararla solo sul replicatore. Alcune cose mi piacciono, altre no. Avrei preferito di più che non aggrava le creature, perché così potevi andare in giro tranquillo, insomma, esplorare, fare. Purtroppo attira tutto il mondo e l'unico modo per difendersi è avere un esercito appresso, perché non combatte bene. Tra l'altro c'è anche il Pyroman qua. Allora, vediamo se rimuovendogli la sella posso rimettergliela anche se danneggiata. Sì. Vabbè, quindi penso che il fatto che sia danneggiata non difenda la creatura, forse. Cioè, non gli dà il bonus armatura. No, raga, sta succedendo qualcosa di strano. Quando levo la sella, sembra tipo che si distrugga. Cadono tutti i cocci sotto. Ma in realtà io ce l'ho nell'inventario. Può essere che una sella danneggiata non gli dia effettivamente armatura e quindi subisce i danni. Però magari si può comunque continuare a utilizzare. Vi devo informare su sta cosa, ma contento, non su tutto, sinceramente, ma va bene. Fatemi sapere cosa ne pensate dello Shastasauro per chi lo ha provato. Io per il momento vi ringrazio per la visione, invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!